Il rock italiano inizia con Demetrio Stratos. Pugni chiusi, non ho più speranze, in me c'è la notte più nera. Dopo Demetrio, chi arriva? È il mio corpo che cambia nella forma e nel colore. È in trasformazione. È una strana sensazione, come un bagno nel sudore. Il mio corpo che cambia, cambia. E si torna indietro di una casella come al gioco dell'oca. Subito dopo dei Litfiba Piero Pelucchi viene, vengono le vibrazioni. Che hanno questo accordo dominante. Dominante non nel senso musicale. Fanno solo questo. Sai, certe volte accade che ci sia bisogno d'andar via e lasciare tutto al caso. E torni indietro da due caselle, come al gioco dell'oca. Ma subito dopo delle vibrazioni, chi arrivano? Ma ti immagini se i Modà si potessero azzittare? E basta. Perciò dobbiamo arrivare al gruppo che è in questo momento il gruppo numero uno del rock italiano, i Negramaro. I Negramaro, io ho pensato a Giuliano Sangiorgi, il cantante dei Negramaro, che tra l'altro ha sentito questa canzone che vi farò sentire e mi ha mandato su Twitter, canzone perfetta, quindi forse magari il giorno la canta pure. Ho sognato Giuliano Sangiorgi, che invece di fare il cantante faceva il muratore. Quindi stava facendo un intonaco, stava rimaiolicando il bagno e a un certo punto si accorge della sua vita passata, della sua vita parallela e scrive una canzone che fa così. Trasporto sulla sabbia dei grossi foratini che conficco nella terra al posto dell'asfalto. Se mi pagano in contanti emetterò fattura. Te ho condonato casa col balcone e la veranda. Sono muratore, mezza cucchiara. Sono rifinito, impiego poco e non son caro. Se chiami prima di dicembre sto impegnato, se invece stiamo agosto il prezzo è rincarato. Cercami, chiamami, prova sul fisso, se risponde nonno Franco tenta alle 8. Son gessista, muratore, demolitore. Sono idraulico e stagnaro, daioli caro, ma devi ricordare che in confronto agli altri no, ricarico sul prezzo lordo che poi io ti chiederò. La Marrasoio Bic.